Sgominata dai carabinieri di Avellino e di Baiano, una banda dedita ad usura ed estorsione, 6 arresti tra le province di Avellino e Napoli. Spesso gli usurai ricattavano gli imprenditori, dalle minacce si passava anche alle maniere forti. Ma ascoltiamo i particolari proprio dal procuratore. È significativa l'operazione perché colpisce un settore di attività che diciamo, ha dimostrato di non temere, di non avere alcuna remora anche a ricorrere a delle forme di sopraffazione diciamo, plateale, alla presenza di testimoni, con l'utilizzazione diciamo, di esibizione di armi e con pressioni continue e consistenti anche a livello di iniziative. Recupero dei cosiddetti crediti di usura. Dottore, siete ancora sulle tracce della sesta persona? L'ha detto il capitano, sulle tracce della sesta persona è logico che le indagini proseguono per venire allo stato irreperibile, però si spera che con l'impegno investigativo anche in questo caso anche la sesta persona possa essere, come si dice volgarmente, assicurata alla giustizia.